progetto che si collega a una serie di riflessioni, di proposte che Leonardo ha cominciato appunto a costruire nel tempo, legato in particolare alla figura della casa, che è cruciale, al tema delle famiglie, con tutti gli snodi, che anche naturalmente i sviluppi che questo implica. E mi piace ricordare all'interno di questo quadro il lavoro per Spettri, che è stato un bellissimo progetto premiato alla Biennale Under 30 di un paio di anni fa, se ricordo bene. E uno, forse il mio preferito, è La zona di vetro, perché è davvero stato una sorpresa e una operazione di estrema intelligenza, oltre che di grande qualità teatrale. E questa casa di Bernarda Alba, poi sicuramente vorrò vedere, che non sono ancora riuscita a vederla, La città morta, che per ora credo sia stata recitata solo a Venezia. Sì, ha fatto la Biennale di Venezia il 22 di settembre e sarà dai coproduttori sicuramente, quindi intorno a gennaio dovremo vederla tra Perugia e Porto Ospitale, quindi non viene poi vediamo, perché dobbiamo, in questo momento ovviamente bisogna capire un po' giorno per giorno quello che accade agli spettacoli e alla loro circuitazione. Ecco, allora io partirei, se non soffochiamo sotto queste mascherine, partirei subito, Leonardo, per chiederti, allora proviamo a posizionare questo progetto della Bernarda Alba in questa costellazione di famiglie e di case che tu hai cominciato ad aprire ed esplorare con, diciamo, con gli Spettri, ma forse anche prima con il Ginsburg, che è molto legato a Torino anche, questo tuo, forse, primo progetto. Sì, Spade di Torino mi aveva chiesto un primo lavoro per i bambini di Peter Pan, un modo per relazionarsi con il palcoscenico del Carignano, con la regia. Io sono molto legato a Torino perché mi sono diplomato qui come attore e da lì diciamo che lo sposalizio è andato avanti senza interruzioni. Sono molto felice di essere qui. Sono molto felice di questo dialogo, sono felice che l'abbia aperto Anna Pero, perché per me Anna è una persona, una professionista molto importante, perché nel periodo della scuola, oltre alle ore scolastiche, ero solito rifugiarmi al centro studi per studiare, per quasi quotidianamente, insomma, ero abbastanza faticoso come studente, mi doveva sopportare quasi tutti i giorni. E devo dire che ho trovato una disponibilità assoluta da parte sua e quindi quando mi ha chiesto di partecipare ero molto felice, è un segno anche di gratitudine. Devo tanto al centro studi e penso che per la città di Torino sia veramente un luogo importante, per me da studente lo è stato e lo è tuttora. E quindi questo ci tenevo a dirlo perché tendo a non dire troppe cose retoriche, non sono abbastanza battagliero contro la retorica, però laddove ci sono dei complimenti da fare veri, cerco di farli. Veramente il lavoro del centro studi per me è stato importante. Sì, torno a Torino con la casa di Bernarda Alba. Per me è un percorso molto personale, nel senso che mi viene difficile parlare di una tappa sola, perché è un percorso che viene da un approfondimento. Mi piace pensare che sto attraversando, bussando alle porte delle grandi famiglie del teatro, e passare un breve periodo di tempo sotto questi tetti, questi 30 giorni di prove dopo lo spettacolo, e spero di essere un ospite gradito, spero di esserne all'altezza. Ovviamente sono testi complessi, sono testi che si portano dietro tanti allestimenti importanti, sono testi, insomma, con cui è molto emozionante rapportarsi e relazionarsi. Cerco di farlo facendo guidare l'autore, quindi mi viene da dire che la prima cosa è quella di
lasciare a lui la palla e studiare il più possibile la storia, gli altri testi, insomma, approfondire sempre di più la relazione con l'autore, perché è una cosa molto emozionante, perché è una cosa in qualche modo per me senza tempo, avere la possibilità di rapportarsi con un autore come in questi casi, che non c'è più, e sentire comunque un dialogo molto forte. Questa è stata la cosa che mi ha avvicinato alla regia, mi ha avvicinato ai classici, nel senso che proprio anche in tempi non sospetti, nei primi passi della formazione teatrale, mi sono sentito parte del teatro grazie a questi testi e a questi autori. Parlo di Spezia, parlo di Enzo Livetto, parlo di Bernardo Alba. Sono testi che hanno empatizzato molto con me ragazzino, perché comunque avevo 21 anni, e quindi in qualche modo quando ho avuto la possibilità di produrli con dei teatri stabili, come in questo caso, sono state le prime scelte. E ho pensato subito come approcciarmi a questi testi nella maniera più sincera possibile e più, insomma, in qualche modo che fossero portare dentro anche persone magari non solite al teatro come potevo essere io in quel momento, quindi avere la stessa forza che hanno avuto questi autori nei miei confronti. Questo, non ho avuto dubbi sulle prime tappe, sono comunque 32 anni, quindi è un percorso breve ancora ovviamente il mio, ma ho saputo subito quali testi scegliere proprio per questo motivo. Il mio cassetto da studente era pieno di questi testi e adesso lo sto svuotando piano piano. È una grande opportunità quella di poter svuotare, e devo dire che con il Teatro Stabile di Torino è un'opportunità molto, appunto, il dialogo è molto attivo. Mi chiedono, insomma, non sento mai un'opposizione, non sento mai delle richieste, ma c'è un dialogo e appunto io cerco di portare la mia idea. La mia idea è quella di analizzare alcuni temi, il primo, come hai detto, è la famiglia. E mi piace farlo in maniera senza giudicare le scelte, senza giudicare i personaggi. Con Bernardo Alba è molto semplice giudicare i personaggi, prima di tutto quello di Bernardo Alba, spesso viene rappresentata come una despota, metafora di dittatura e quindi maligna, mi viene da dire. Io penso che invece sia molto importante capire fin da subito che García Lorca è un grande autore. I grandi autori non si limitano mai a suonare solo alcune corde di uno strumento, ma cercano di analizzare a 360 gradi i personaggi. E quindi bisogna dire che Bernard Alba in primis è un personaggio che si rapporta con la tradizione, più che banalmente maligna. È un personaggio che dice: ci comportiamo così perché mio padre ha fatto così e il padre di mio padre ha fatto così. Quindi la prima considerazione che ho fatto, ed è uno dei motivi per cui ho scelto questo testo, perché sento un tema molto forte nel nostro presente, è quello che questo personaggio decide di nascondersi dietro a una tradizione. Quindi piuttosto di prendere dei dati di fatto dal presente, dire la prima scena ricordiamo che è il funerale, no? Il lutto di Antonio Maria Benavides, quindi invece di dire siamo rimaste solo noi e adesso dobbiamo rapportarci con questa dinamica familiare del tutto femminile, viene detto no, mi indosso dei pantaloni immaginari e divento in qualche modo l'uomo di casa. Questo, se vogliamo, è un errore, se proprio vogliamo giudicare, ma è un errore dettato dalla paura, sicuramente, è un errore che tanti genitori possono compiere, nel momento, anche il fatto di relegare le figlie non per forza di cose deve essere ricondotto a una sorta di malignità, deve essere ricondotto al fatto che poi questi figli, sia in Spettri, se pensiamo a Oswald quando se ne va a Parigi e come ritorna da Parigi, sia nello Zoo di Vetro, sia per Adele, nella figlia minore di Bernardo Alba, quando si rompono questi confini non sempre va a finire bene. Quindi in qualche modo il finale di Lorca viene sempre giudicato come una lotta alla dittatura, ma sicuramente c'è questo, c'è un'azione politica, però la cosa molto interessante è anche l'analisi della parola rivoluzione e della parola dittatura. Quindi ci sono, mi viene da dire, quella cosa che dico sempre ai cast con cui lavoro è: avete tutti ragione, nessuno di voi ha torto o
rappresenta il personaggio negativo. Tutti voi agite con una percentuale di ragione, poi sta lo spettatore a decidere da che parte empatizzare rispetto alla sua storia, ma questo penso sia molto importante. Un altro tema è quello che ho già anticipato, dei confini. Queste case, questi tetti sono quello che Ibsen chiama il focolare, quindi sono protezione per queste famiglie, per queste persone, allo stesso tempo possono diventare oppressione. E questo è un confine molto sottile per la vita di tutti, penso. Io da figlio non lo sento, penso che lo sentirò anche da genitore. Mi metto in questa ottica, no? Quella di dire che cos'è questa casa, quando è il momento di lasciare questa casa, quando è il momento di tornare in questa casa. Questo è un tema, ad esempio, se mi rapporto con altri miei coetanei di altre nazioni, magari altre nazioni europee, quando vado in giro a vedere spettacoli, è un tema che crea una differenza di approccio. Se mi metto a parlare con un mio coetaneo tedesco, magari, generalizzo ovviamente, no? Però mi è capitato di sentire: io non ne voglio sapere della casa dei miei genitori, io l'ho abbandonata da tempo e adesso sono indirizzato a un futuro che non fa più parte di quella storia. Per noi, per me sicuramente, invece c'è un conflitto continuo in questo. Decidere, stare, rimanere, è molto importante non diventare giovanilistici in questo, no? Non stare dalla parte dei figli e tutti questi, perché si diventa soltanto dei provocatori scenici e non dei creatori. E quindi questi sono i due macro temi per risponderti, ho già parlato due ore, però per risponderti i primi due temi che mi hanno fatto scegliere questo percorso sono sicuramente questi. C'è un lavoro molto bello sull'adattamento, perché il testo, come vedrete insomma quando andrete a vedere lo spettacolo di Leonardo, ha dei suoi percorsi rispetto all'originale di Lorca. Secondo me, tenendone a fuoco perfettamente lo spirito, il cuore, ma con delle sue specificità. Ecco, rispetto alla drammaturgia, come hai operato? Quali sono state, diciamo, le linee guida per quello che poi è diventato il copione della casa di Bernardo? Ma, come dicevo prima, guida l'autore, nel senso che poi le parole sono le sue. È stato così sia in Spectri che con Williams. Quello che cerco di fare è spostare gli equilibri, cercando di tenere sempre in considerazione lo spettatore del mio presente. Togliere da una bolla temporale lo spettacolo, e quindi non vedrete le ceste, i baffi, insomma, il colore, mi viene da dire, anche se non è il termine giusto, che siamo abituati magari a vedere. Il colore in realtà sì, perché Lorca chiede in prima pagina delle indicazioni cromatiche, dice che queste mura molto spesse, bianchissime, questi costumi a lutto. Questo era importante tenerlo, ad esempio, perché c'è una rivoluzione cromatica. A un certo punto entra il verde in questo spettacolo, non nel mio, ma nel testo. È come miccia di rivoluzione, una scintilla a cui bisogna rapportarsi, quindi non si capisce quanto bisogna spegnerla, quanto bisogna farla divampare per farla diventare appunto un incendio. A un certo punto subentra il sangue, un'altra rivoluzione ancora, il rosso del sangue. Questa è, ad esempio, una cosa che mi sembrava doveroso tenere. Il tradimento era troppo alto rispetto all'autore in questo caso. Invece ci sono delle scelte, ad esempio, banalmente ho accorpato tutte le serve in un unico personaggio, come si fa spesso nei cori ultimamente. Mi sembrava una scelta più vicina alla nostra realtà, no? Nel senso, è qualcosa che io riesco a leggere nel mio presente, avere una persona che si occupa delle faccende di casa piuttosto che 10 che parlano in questa casa, e questa è da dove arriva. Quindi in qualche modo toglierla appunto da una bolla temporale per
come ti dicevo all'inizio, cercare di avvicinare la materia anche a chi non è abituato a quelle messe in scena. Cerco sempre, questa è una mia scelta, insomma, può non piacere, può piacere, cerco sempre di mettermi in prima persona, quindi non nascondermi dal testo, però le parole sono le sue. Certo. Leonardo ha fatto delle scelte drammaturgiche che diventano poi delle immagini nello spettacolo, secondo me molto efficaci. Ci sono le fotografie, quindi non credo di svelare niente di... Però ecco, questa presenza del maschile, che nel testo di Lorca è sempre altrove, insomma, fuori scena, diventa anche qui il rapporto con l'idea dello spettro, del ritornante o comunque appunto di una entità dell'immaginario fantasmatica, molto, l'ho trovato estremamente organico poi al tipo di percorso che hanno fatto le tue attrici e anche il tuo attore, Erika Bianca. Cioè, e mi spiace che è davvero un gran peccato che non ci siano, le mandiamo i saluti perché è una compagnia straordinaria, cioè è davvero una compagnia di complesso con una coesione, un lavoro sull'insieme che è splendido, con poi le specificità, il segno individuale che al momento opportuno emerge, quindi è un corpo unico che però rivela appunto le singole identità nel momento in cui è necessario. Anche il lavoro, ecco, io volevo chiederti Leonardo, la regia, immagino insomma, non esiste certo una formula per lavorare sui testi, ma l'innesco per te cambia di volta in volta o hai, per dire, un'accensione sullo spazio, sui suoni? Che cosa ci puoi dire proprio dei processi? Ma anche per legarmi al saluto alle attrici, ci tenevano tanto ad esserci oggi, ma per precauzione è stata una scelta che comprendiamo. Sono state meravigliose, nel senso che mi hanno seguito dal primo giorno, senza dubbi, buttandosi. Alcune di loro sono state mie compagne di scena, mie compagne di formazione. Orietta Notari e Francesca Mazza, che interpreta Bernarda Alba, sono persone che sono state scelte perché come spettatore ho avuto la fortuna di ammirarle, e anche però per la loro storia. È anche una storia fatta di non protagonismi inutili, ma una storia fatta di squadre, al servizio dei progetti. Non sempre questa strada è la più semplice, non sempre paga, ma io penso che per creare delle famiglie nuove nel teatro italiano bisogna partire da queste persone, che sono persone che hanno scelto di stare in squadra e non di stare da sole. Quindi questo si vede in scena, secondo me. Io ieri non ho visto lo spettacolo perché tendo a non guardare le repliche, mi fermo all'ultima prova, ma devo dire che lo ascolto. Devo dire che questa cosa è percepibile dalla prima, è tangibile dalla prima all'ultima prova, nel senso che si lavora insieme a favore del progetto. Questo è per me impagabile. Devo molto a queste attrici, spero di aver restituito con le mie scelte da regista. Parto dagli attori, mi leggo per risponderti, nel senso che parto, essendomi formato come attore, è molto semplice dialogare con l'attore. E per me è al centro del progetto. Non ho una squadra fissa di lavoro, ma appunto provino e cerco di scegliere l'attore giusto per quello che ho in mente, e quindi parto da lì. Dopodiché ho una squadra artistica compatta, Nicolas Bove firma scene e luci, diciamo, di tutti e tre gli spettacoli che abbiamo citato, anche di D'Annunzio,
Aurora da Malatti Costumi, Dario Felli Il Suono. Loro sono sicuramente, fanno parte della macchina in maniera non passiva ma attiva, mi aiutano a costruire, prendono i miei input e stiamo in questi anni imparando a conoscerci sempre di più per costruire qualcosa insieme, per non avere appunto un protagonista e dei protagonismi inutili, ma avere delle costruzioni che secondo me è la cosa che rende unica il teatro, quella di poter fare tutto in squadra. Questo io ci tengo particolarmente e parto da lì. Ovviamente poi la drammaturgia sono cavoli miei, nel senso che nella mia stanzetta costruisco, rompo, spacco e ricostruisco. Cerco, come ti dicevo prima, di farlo pensando all'autore e pensando a quello che mi ha comunicato l'autore. La cosa di Riccardo, che è questa figura maschile che in realtà nel testo originale gli uomini sono sempre all'esterno in questa tragedia, non hanno la possibilità di entrare in questo luogo. Io volevo uno spettro in scena che potesse ricondurre e ricollegare al passato, per la cosa che ho detto inizialmente del nascondersi dietro la tradizione, perché penso che questo sia un tema molto importante per noi politicamente, nel senso che è molto facile nascondersi nel passato, non sempre, a volte ovviamente può essere anche uno scontro devastante, ma artisticamente, parlo artisticamente perché così io mi sono formato, non voglio parlare di altro, vedo che c'è la comodità spesso di nascondersi dietro al passato e agli spettri del passato. Se si pensa ai nostri palinsesti televisivi, piuttosto di cercare idee nuove, rifacciamo Portobello, rifacciamo Rischia Tutto, mandiamo i video vecchi, se penso alle cover band che invece di cercare testi nuovi ripropongono testi che funzionano. Questo in alcuni luoghi è difficile da registrare, in altri paesi. Spesso questo avviene un po', specialmente dalle nuove generazioni, si fugge un po' da questo concetto. Si dice no, noi dobbiamo raccontare il nostro presente, dobbiamo vivere nel nostro presente. Io non metto giudizio in questo, metto cover nelle canzoni e faccio classici, quindi in qualche modo mi rapporto al passato costantemente. Ma penso che la fortuna di fare questo lavoro sia quello di fare battagliare sul palcoscenico passato e presente con l'ambizione del futuro. E quindi in qualche modo questa lotta deve essere sempre attiva, ma dobbiamo avere l'ambizione del futuro, dobbiamo avere l'ambizione di dire adesso a chi stiamo parlando, dobbiamo farci aiutare dai grandi autori, cercando nuovi grandi autori. E infatti sono molto felice di far parte di un cartellone che si chiama Diversamente Classico. Diversamente classico è un tema enorme, che a parte la frase è veramente un tema su cui riflettere, è un tema su cui riflettere dal punto di vista drammaturgico, ad esempio. La figura del drammaturgo è una figura che noi facciamo ancora fatica ad accettare. La possibilità di dire si può mettere mano lì? Sì, ovviamente se metti mano lì devi essere all'altezza, devi studiare abbastanza per essere all'altezza di rapportarsi a questi mostri sacri, perché di questo si parla. Però non è che la difficoltà può portare a non farlo. Io sono molto critico con la mia generazione quando non fa determinate scelte, ma si nasconde dietro scelte di maestri del passato. Questo non è possibile, perché questa è una materia che c'è, che è presente, che funziona, che deve cercare di ripopolare, di popolare, di costruire, di parlare. E non si può darlo per scontato, non si può dire, vabbè, l'hanno già fatto meglio prima di me, adesso cerco anch'io di entrare. Abbiamo molta paura di questo. Io anche, lo prendo sempre come un complimento, ma mi è capitato in questi 9 spettacoli, la regista mi è stato detto, sei un regista molto coraggioso, ed è un complimento, quindi io lo prendo come tale, perché il coraggio è una virtù. Ma la vera domanda è di cosa dobbiamo avere paura per essere coraggioso, perché io devo avere paura di fare uno spettacolo? Io, la paura non è, non rende il terreno fertile nella creatività, è nemica della creatività, la paura. E quindi in qualche modo, poi me lo sono chiesto più volte ovviamente, perché vengo sempre definito così,
vedrete lo spettacolo, non sono un provocatore, non sono una persona che tende a provocare lo spettatore, non è nella mia indole naturale, non sono fatto così. E quindi perché comunque c'è sempre questa cosa di accettare una scelta, delle scelte, e soprattutto perché parte delle persone a cui voglio bene, altri registi della mia età, c'è questa paura, me lo sono chiesto, ovviamente la risposta è semplice, è il precariato, la paura, nel senso che io sono nell'88, mi affaccio al teatro nel 2000, è ovvio che quella è la prima, è il primo spavento, dici devo esserci, in qualche modo devo esserci, e quindi devo trovare il modo per esserci. E in realtà però questo è veramente, rende veramente arido il terreno, quindi io l'invito che mi faccio ogni volta è quello di dire, nonostante la paura cerca di creare, di inventare anche, perché noi dobbiamo avere la forza di inventare e non di, appunto, di nasconderci nella tradizione. Una digressione, perché questo discorso che sta facendo Leonardo mi sembra veramente sollecitante, la paura, il coraggio. Quest'anno la Biennale era proprio tutta dedicata a questi temi, peraltro tu hai partecipato appunto con la Città Morta. Ecco, lo spunto, il tema proposto da Ratella, nascondino, no? Appunto, nascondersi o svelarsi, come svelarsi, eccetera. Torna secondo te anche rispetto a Bernarda Alba? Possiamo trovare dei... Non lo so, nel senso che era prima per me, no? Nel senso che è stato un caso, è stata una tragedia che poi per colpa di questo virus abbiamo slittato. In realtà lo spettacolo era chiuso in febbraio, quindi anzi questo... Sì, questo ci tengo a dirlo perché lo spettacolo parla di persone chiuse all'interno di una struttura. Era tutto finito prima ancora che la parola lockdown entrasse all'interno del nostro dialogo quotidiano, quindi in realtà io sono di Piacenza, ho vissuto molto da vicino, come tutti noi, come stiamo vivendo da vicino questa cosa, quindi non è assolutamente mia intenzione trovare dei parallelismi, non sarei disonesto a dirlo. Ovviamente ci sono. Ovviamente il presente porta a questo, non è una mia scelta, ma ci sono. Il tema della Biennale era il non nascondersi. Antonio Latella è una persona a me, è stata molto utile nel mio percorso a livello emotivo, l'ho sentita sempre molto vicina, mi spinge sempre a dare il massimo. Sicuramente sì, non nascondersi fa parte di quello. Lui ne fa anche un discorso produttivo, il direttore artistico, non nascondiamo i talenti per la loro carta d'identità. Devo dire che io sono fortunato in questo, perché fino ad ora non ho trovato porte chiuse. Infatti devo dire che quando si critica il sistema teatrale italiano, io anche un po' come voce fuori dal coro mi sento di difenderlo, perché nel mio caso non ho mai avuto, non essendo un nome d'arte, non essendo figlio di i miei genitori, non sono entrati in teatro se non per vedere un mio spettacolo, quindi in qualche modo ero molto lontano da questo mondo, ma con gli spettacoli, con lo studio, le porte si sono magicamente aperte, quindi mi sento di ringraziare. Il Teatro Sta Vittorino è stato il primo a credere in questo, ad esempio. E Antonio Latella è stato molto utile per questo, continuo a dire utile, ma non nel senso brutto del termine, ma nel senso bello del termine, utile per il coraggio per tornare a quello. E quindi in qualche modo, insomma, si può fare, sono felice di poterlo dire oggi. E dopo, oggi sono ovviamente ringalluzzito dal veduto di ieri, perché mi hanno reso veramente orgoglioso, però sì. Vi ricordo che gli incontri sono aperti, quindi quando volete ci fate un segno, ma rendetevi visibili, perché abbiamo un po' le luci e quindi non, magari non
cogliamo subito il vostro, la vostra richiesta di parola, grazie. E comunque chiunque desideri chiedere, siamo qui. Sì. Torniamo allo spettacolo, sì. Senza dire niente che possa svelare anche il piacere appunto dell'incontro con questo spettacolo, però un ruolo molto significativo è giocato dalla musica. Ecco, intanto volevo chiederti, quando è che è cominciato ad apparire in questo... Io sono molto d'accordo quando tu parli del dramma, cioè l'importanza del progetto drammaturgico, di misurarsi con le scritture, e insomma tutto mi trova totalmente d'accordo. Mi chiedevo il momento della relazione con la musica, che c'era anche fortissimo, per esempio nel Ginsburg, addirittura lì c'era perturbazione, sì. Certo, un gruppo suonava dal vivo durante lo spettacolo, anzi i tre, sì, era una trilogia, sì, Dialogo, il segretario e Ti ho sposato per l'allegria. Ti ho sposato per l'allegria. Diceva, ecco, il momento in cui comincio a percepire dei suoni, è già il momento della lettura, è qualcosa che invece nasce con le attrici, nasce più sul vivo della prova. No, nasce nell'anno di studio drammaturgico, nel senso che io solitamente ci metto un anno per gli adattamenti. Sì, grazie. e lì cerco di trovare... Per dare dei canali di empatia anche con lo spettatore, di trovare qualcosa che appunto sradichi dalla bolla temporale di cui parlavamo prima. Questi sono dei lussi un po' che mi prendo, anche dei divertimenti per portare avanti la macchina drammaturgica tramite qualcosa di più vicino allo spettatore, in questo caso sempre anche riferito ovviamente al discorso che facevo prima delle cover, nel senso che nel caso di Perturbazione no, ma invece sia in Spettri, che in Zolivetro, che in caso di Bernard Alba, che per me compongono una trilogia di analisi sugli spettri, sugli spettri della famiglia, per ricondurlo al discorso che facevo prima sulla musica, ho utilizzato delle cover. Questa è la risposta. Il rapporto con lo spazio, abbiamo cominciato un po' a esplorarlo già, ma mi piacerebbe tornare su quella teca, sia perché è molto sollecitante, effettivamente è qualcosa che speriamo non più in maniera così dolorosa, ma insomma è stata veramente parte della nostra quotidianità. Certo. Una teca trasparente ma con questi muri spessi, bianchi, un acquario, anche questa immagine è diventata evidente a un certo punto, immagino, del percorso. Sì, lavoro con Nicolas Beauvais in questo anno di cui ti parlavo in un dialogo di immagini. Nel senso che lui ascolta le mie interminabili digressioni e dopo mi risponde con delle immagini e poi cerchiamo di trovare una quadra. In tutti e tre i suoi lavori, in questi tre spettacoli, non l'ultimo Bernard Alba, c'è un luogo chiuso per i confini di cui ti parlavo prima, un luogo dove si decide di rimanere, in questo caso invece la struttura doveva non permettere un'uscita, mentre negli altri in qualche modo l'uscita era presente agli occhi di tutti. Come ho detto inizialmente, cromaticamente ha guidato l'autore, abbiamo a un certo punto, inizialmente doveva, come sapete, doveva essere a Gobetti, quindi aveva un impatto differente sullo spettatore, nel senso che quasi doveva invadere lo spazio dello spettatore, invece adesso è stato adattato al Carignano con un piano rialzato. In tutti e due i casi si crea una sorta, mi piace dire, una cassetta entomologica, sembrano quasi... Io ho fatto agraria e quando avevo insegnato di biologia che ci faceva fare queste cassette entomologiche dove ci c'erano gli insetti, le farfalle, no? E in qualche modo era interessante perché
rinchiudeva in uno spazio senza uscita, ma allo stesso tempo esponeva, nel senso che allo stesso tempo in questa chiusura tu eri praticamente in una sorta di vetrina, infatti vetrinetta, no? Si dice. E questo fa parte di quel dubbio di cui ti parlavo, quanto siamo protette, quanto invece siamo oppresse e vorremmo uscire da qui. Questo per le figlie, per i personaggi delle figlie, è molto importante, è il tema, nel senso che anche la loro percentuale di volontà di evasione caratterizza le... Abbiamo Angustia, ad esempio, la più vicina forse alla madre e la più vincolata alla tradizione. Abbiamo Martirio che si rapporta alla tradizione in un altro modo, abbiamo la figlia più piccola che dice no, io qui non voglio più stare, voglio andare. E quindi insomma questi dubbi costanti che tutti noi abbiamo, questa lotta di cui parlavo, l'abbiamo rappresentata scenicamente, questo per dire che sia nei costumi, che nelle musiche, che nelle scene, che nelle luci, che nel suono, sempre la drammaturgia a guidare, nel senso che noi parliamo di drammaturgia. Non sono mai scollate i ruoli tra di loro, per questo è importante che la squadra sia compatta su degli obiettivi. Senti, una curiosità volevo chiedervi proprio sulle pratiche di lavoro. Intanto se la tua abitudine di fare dei lunghi tavolini, come procedi solitamente, o se invece tendi ad andare più già sulla... lavoro direttamente, diciamo, in azione. E se secondo te, perché proprio mi è capitato di rileggere in questi giorni il manifesto, quello di Milorau, no? Ed è una curiosità che chiedo un po' a te e ai tuoi colleghi, insomma, quando ne ho l'occasione. Lui sollecita a condividere alcuni momenti di progettazione. Secondo te è possibile, è plausibile? Che cosa ne pensi? Allora, il lavoro che faccio fa pochi giorni di tavolino, chiedo agli attori di arrivare con la memoria dal primo giorno, già fatta, e filiamo solitamente dal quinto giorno. Da lì cambiamo, nel senso, per me è importante avere sempre tutto l'arco temporale dello spettacolo davanti. Non lavorare a pezzi. Poi dopo, ovviamente, se ci sono delle eccezioni dettate dai momenti, quel giorno l'attore a raffreddore non può venire, allora ci fermiamo. Però per me è molto importante, per me, ma soprattutto per l'attore, essendo io l'attore, sapere dove sto andando in modo che posso muovermi conoscendo la trama di gioco. Per me, quando mi accade, da attore è molto utile. E quindi cerco di passare questa modalità di lavoro. È possibile perché si arriva con il copione finito, non cambio niente, difficilmente taglio qualcosina, ma grossi cambiamenti drammaturgici non ci sono, perché il cast lo scelgo molto prima, nel senso che già il lavoro di scrittura ho negli occhi i volti e i corpi degli attori, in questo caso delle attrici, è molto utile per scegliere quale battuta selezionare in quel momento, cosa non ci serve, cosa ci serve. Rispetto al manifesto non sono d'accordo su tutti i punti, penso che questo sia un punto traballante, sì, nel senso che io penso che, io ad esempio, una volta che lo spettacolo lo posso considerare chiuso, allora lì sì che c'è bisogno di fare entrare. Allora cerco 3-4 spettatori che possano iniziare a dare uno sguardo agli attori, nel senso che lo faccio per gli attori. Allo stesso tempo non penso che la partita è la domenica e non si fanno vedere gli allenamenti del mercoledì. La partita è la domenica. Anche perché se no poi andiamo a dire, no, era interessante la creazione, poi lo spettacolo com'era, insomma, però la creazione del regista era la teoria, sai, gli spettacoli fatti nel libretto di sala e non poi sul palcoscenico, no? E invece dobbiamo lottare perché per essere all'altezza del palcoscenico, che è la cosa più difficile. Si può fallire, ovviamente si può fallire,
ma allo stesso tempo non è che dobbiamo mettere le mani avanti, dire vinta le prove, perché così facciamo vedere, è un lavoro e il lavoro si mostra quando è pronto. Sì, direi chiarissimo come, come punto di vista, anche sì, è molto sollecitante, ma anche giustamente discutibile, sono fatte. Penso sia fatto apposta per creare degli interrogativi, certo. Per appunto metterci nelle condizioni di ragionare appunto anche sulle pratiche, sulle possibilità e le, invece gli ostacoli, ecco, rispetto alla condivisione delle pratiche di lavoro. Fatemi un segno quando volete. Prego. Temo che debba stare lì e urlare sì. Forte. Allora, io vorrei fare un passo indietro. Rispetto alla drammaturgia, sì. Stiamo parlando di drammaturgia, nel momento della cameretta, quindi un po' prima della cameretta, quando sì. Leggi un testo, esattamente mi colpì molto la voce spettro drammaturgico, perché avevo letto pochissimo il testo e quindi era come se rivedessi montate tutte le battute in altri momenti, ed è stato impressionante, allora mi chiedo, poi vabbè c'era anche la scelta, no, del padre, all'inizio era proprio completamente destabilizzante, piano piano si andava a capire, e quindi lì infatti volevo chiederti questo, cioè dove trovi la leva? È una cosa che non so come dire, trovi vari possibilità di spostare gli equilibri e poi scegli quello che tutto torna o quello che ti interessa di più ovviamente, oppure invece ce n'è uno che è immediato e dici no, io voglio raccontare questa storia in questo modo e ci passo qui, perché poi invece è la cosa ancora più impressionante vedere come tutto torna e uno dice ho visto spettri, anche se in qualche modo poi dopo in quel caso era proprio molto, molto chiaro, poi sicuramente anche negli altri spettacoli, io sicuramente negli altri l'ho capito di me, cioè l'ho visto di meno così nettamente, non so come dire. Ero più, sono passati solo 3 anni, ma ero più giovane, nel senso che ero anche più immaturo e quindi io volevo dimostrare muscolarmente le mie scelte drammaturgiche, adesso meno, adesso cerco di creare uno spettacolo che possa avere una chiave di lettura per tutti sempre, e poi chi vuole vederci delle cose, solitamente per risponderti lavoro su 3 piani di lettura differenti dettati dal tempo, quindi passato, presente e futuro, quindi c'è qualcosa che si muove nel passato che agisce ancora nel presente, c'è la storia del presente e c'è la storia che potremmo vedere in una ripetizione. Non mi soffermo su Spettri perché non è stato qui a Torino, quindi sarebbe poco educato, ma diciamo che per me è molto, appunto, molto importante che tutti abbiano una possibilità relazione con lo spettacolo. Questo non vuol dire dare tutte le risposte, ma vuol dire dare tutte le possibilità del caso. E poi dopo io penso che sia importante che ognuno compia il suo percorso. Io penso che la cosa più bella sia dare la possibilità di sentirsi parte di un progetto e non soltanto spettatori passivi di un progetto. Quindi poter entrare con la propria storia, con il proprio... La cosa bella, va bene, questa è un po' retorica, però la cosa bella è lavorare nel presente. E io quella sera vedo questa cosa, la sera dopo magari ho la possibilità di sentirne un'altra. Ovviamente in questo percorso di questi primi anni è molto curioso sentire i feedback differenti, anche generazionali, no? Nel senso che anche nella scelta dei cast ci sono delle scelte di questo livello, c'è chi empatizza più con una modalità di recitazione più con un'altra modalità. Questo penso sia tenere sempre viva la materia e non chiudersi in qualcosa già fatto nel passato. Spero di averti risposto. Grazie.
E questa struttura del tempo c'è anche nella Bernarda Alba, se hai dato un po' lo stesso tipo di... Sì, consideriamo che c'è un personaggio, il personaggio di Riccardo non è nel nostro presente, ad esempio, quindi lui è un personaggio del passato, che... ma partiamo dalla prima scena, dal primo quadro, cioè questa assenza è presenza, questa assenza è invadente in tutte le battute. Non è vero che ci siamo liberati di questo personaggio, non è vero, in questo c'è un pensiero sul femminile, io cerco, è una risposta che cerco sempre di fuggire, perché ovviamente che ne so io, ma in questa considerazione per me c'è un discorso interessante che fa Lorca da uomo, è quello di dire l'errore, l'ho già detto, però l'errore sta proprio quello di nascondersi dietro a un sistema totalmente composto di maschi, anche quando siamo tutte donne. Questo io penso sia la vera azione politica di questo testo. Non torna quando diventano combattive, quando Bernarda Alba diventa combattiva rispetto a questo sistema. È un sistema che subisce. Questo a me non torna quando Bernarda Alba diventa parte integrante di questo sistema, diventa il braccio armato di questo sistema, no? È un sistema che subisce. Poi ognuno subisce a suo modo, subisce urlando, subisce dando ordini, sempre per me. Sì, c'è anche lei dentro quella tenda, tanto quanto le altre. Mi interessava molto anche questa assenza presente, insistente del maschile, no? In fondo il maschile è quello che potrebbe aprire quella porta, che forse si poteva aprire solo per l'angustia, una delle figlie, ma quindi è il tramite possibile verso l'esterno. Ma in realtà l'angustia già sappiamo che non è così, nel senso che il suo matrimonio è fallito ancora prima di iniziare, no? Nel senso che già ci viene detto, già tutti sappiamo che è una scelta fatta con vecchie regole, di qualcosa che non è nel presente, non è fatto di passione, non è fatto di amore. Già sappiamo che è un matrimonio di interesse con un uomo che non la ama, che preferisce, oggi non viene perché è al mercato con sua madre, e in realtà sappiamo che è con la sorella. Quindi in realtà... Quindi sarebbe dici un'uscita veramente... In realtà per questo è importante. Sì. Senza... La figura di Pepe non è meno colpevole della figura del padre, a mio avviso. Non è... L'ambizione del futuro, abbiamo parlato di questo, e che porta il personaggio di Pepe è totalmente corrotta. Non è il principe azzurro fuori dal castello che sconfigge il drago. È il drago. Sì. E lì è appunto una situazione totalmente bloccata in cui sembra che appunto nessuno sappia bene che pesci pigliare, quindi quello che permane appunto è questo segno della reclusione che insomma permane fino alla fine senza svelare troppo. No, no, ma questo è il testo, in realtà non c'è nessuna... No, la reclusione purtroppo, ribadisco, purtroppo adesso l'abbiamo vissuta e quindi cambia. Ma per me il punto di partenza è una reclusione auto-inflitta, che è quella della mia generazione, che con 30 euro potrebbe decidere di andare in giro per l'Europa, ma preferisce incontrarsi con i propri coetanei tramite un filtro, tramite il telefono, il computer. Fondamentalmente nel momento, non questo purtroppo, facciamo un passo indietro, andiamo all'anno scorso, nel momento di un potenziale di massima libertà non dettato dalle economie, abbiamo sempre più corner boy, abbiamo sempre più ragazzi che si chiudono nel loro angolo di protezione, pensando di scrutare il mondo. E questo è il vero tema, forse, piuttosto a una despota che è un cane da guardia che ci tiene tutti rinchiusi. Bisogna, lo dico da 32 anni, ma bisogna
iniziare a prenderci le responsabilità che non sono i nostri padri, il padre del nostro teatro, a tenerci in un luogo, ma siamo noi che siamo comodi in quel luogo e spaventati a sfondare queste pareti. Questo è il motivo per cui la casa e l'analisi della casa di Ibsen per me è molto presente, più delle rappresentazioni grigie. Sì, è molto, mi convince moltissimo questa lettura di Leonardo, che praticamente questa prigione ce l'abbiamo in testa, ce l'abbiamo tutti, parte del, abbiamo introiettato appunto delle autocensure, delle autolimitazioni, e mi pare un tema davvero di grande urgenza. Sì, forse, anche se forse adesso ci stiamo facendo i conti purtroppo in maniera quotidiana e quindi forse dovrò cambiare, nel senso che forse dal prossimo spettacolo questo tema sarà, non avrà più bisogno di essere esposto, nel senso che è un tema che in questo momento stiamo affrontando e quindi forse non c'è bisogno di portare dei nuovi interrogativi su questo tema, perché noi quotidianamente ci stiamo ponendo interrogativi su questo tema e quindi mi hanno rubato il tema. Ne devo trovare un altro. Talmente chiaro nella bella che insomma. Fine, dai, abbiamo chiuso comunque con questo. Eloquentissimo. Senti, volevo chiederti ancora una cosa, vediamo. Ce la facciamo, Anna, poi ci sgrida. 5 minuti, però c'è una signora. Prima la signora. Prego. Volevo chiedere, parlavamo della chiusura in questa casa, eccetera, e non si è menzionata la nonna, che invece è l'unica che forse proprio questa chiusura non la vive, no? Perché ormai è già oltre. Sì. Volevo sapere se era un personaggio che in qualche modo vi ha coinvolto di più, pur avendo veramente una parte molto piccola, no? Cioè queste due entrate che sono in realtà l'entrata fuga, no? Sì. Per scappare da questa situazione. Allora, do uno scoop. L'ho tolta. No, le battute ci sono tutte, ma non nel ruolo. Già vediamo scrollare delle teste, eppure è così. Ed è stata. Le battute sono distribuite a una delle figlie, perché per me. Mi dispiace. Perché la tematica che portava la nonna, di cui stava parlando lei, che per me è la tematica più importante dello spettacolo, volevo che fosse nella tradizione, nella ripetizione, portata da una delle figlie. E quindi non vedremo il personaggio, ma sentiremo le sue battute. Mi spiace. Anche due figlie, se non sbaglio, anzi, che cinque sono qua. No, sono cinque. Ah, sono cinque. Sì, c'è forse un errore di battitura su. Sì. Loro no, se no già la nonna era troppo, anche le figlie diventava veramente un. A proposito della paura di cambiare le cose, no? Interessante questo, che già su. Perché ci si affeziona ai personaggi, quindi è legittimo lo scrollare di teste. Però bene, continuerò. Allora, su questa promessa ci salutiamo. Grazie infinite, Leonardo. Grazie. È stato davvero. Grazie.